solo novità, un istante, ecco. Va bene. Lì si è trattato di pochi giorni, un soggiorno alla New York University. Ciò che mi preoccupa è proprio che siano questi organi internazionali così autorevoli, perché significa che l'autorevolezza evidentemente ha preso una buccia di banana e questo evidentemente fa crollare quella credibilità sulla quale abbiamo costruito evidentemente un castello di carta. Allora io mi auguro che ci sia almeno la decenza di farci sbagliare, fateci sbagliare. Dateci una possibilità di governare questo paese dando seguito a quello che è il contratto che abbiamo realizzato, ai voti che abbiamo ottenuto e sul quale abbiamo presentato una squadra di governo coerente, dove c'era anche il professor Conte. Quindi diciamo che stiamo seguendo tutti i meccanismi democratici, rispettando il voto e la sovranità popolare. Dateci l'occasione di sbagliare per criticarci, almeno quello, dateci questa opportunità. Persone vicine a Di Maio ci hanno detto che il Movimento 5 Stelle si aspetta una chiamata, una convocazione di Conte già oggi, e qualora dovessero indugiare ancora dal Quirinale sarebbe uno sgarbo nei confronti della prima forza politica del paese. Anche così, confermo. È di tutta evidenza che il nome è pubblico, l'abbiamo dichiarato, il Presidente della Repubblica sa bene che sia il Movimento 5 Stelle che la Lega hanno dichiarato questo nome per guidare il governo, per essere il Presidente del Consiglio, che è il Presidente del Consiglio, ma non è che le fa lui soltanto le leggi, ci sarà un Parlamento, quindi c'è un meccanismo democratico da mettere in piedi. Mi auguro che non si blocchi questo processo democratico che fino adesso ha funzionato, se non in maniera perfetta. La riflessione di Mattarella è una riflessione operativa, cioè sta vagliando il curriculum di Conte, poi passerà al vaglio anche tutti i vari curricula dei ministri, temete qualcosa? Ma io credo che sia assolutamente giusto, nelle prerogative del Presidente della Repubblica, valutare il nome del Presidente del Consiglio e di tutti i ministri. Io sono fiducioso, come sono stato fiducioso fino adesso, che questa operazione vada a buon fine, finalmente, per dare un governo di cambiamento al Paese che ne ha veramente bisogno. Se non sarà Conte, al voto, come dice Salvini? Vedremo. Arrivederci. Allora.